Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare la reaction al trailer di Vikings Valhalla, lo spin-off di Vikings. Se volete vedere anche le mie reazioni alle puntate della prima stagione di Vikings Valhalla in uscita il 25 febbraio su Netflix, mi potete trovare su Nerd Reaction. Finalmente attivo questo mio secondo canale, sperando che possa fare un po' di successo, ecco. Quindi su questo canale troverete solo la reaction al trailer, mentre su Nerd Reaction troverete anche le reazioni alle puntate della prima stagione di Vikings Valhalla. Adesso guarderemo il trailer, lo commenteremo un attimo, anche se non ho molte aspettative, però vediamo. Sento i tamburi. No. Sono scudi. Voi siete stati convocati qui per vendicare il massacro dei vichinghi! Portatemi l'Inghilterra. Questo sangue non è il mio sangue! Nostro sangue appartiene ai vichinghi! Allora, come dicevo all'inizio, non ho molta hype per questa serie perché le ultime tre stagioni di Vikings, soprattutto le ultime due, diciamo dalla morte di Ragnar in poi, non è che mi siano piaciute molto in realtà. Sicuramente guarderò questa serie, vedremo com'è. Non sembra chissà cosa, non è molto diverso da Vikings, almeno non mi sembra che ci siano delle novità. Da quello che ho capito, dovremmo seguire le vicende di alcuni vichinghi, quindi alcuni eventi, situazioni dopo Vikings, diversi anni dopo Vikings, quindi non troveremo, come abbiamo visto dal trailer, gli stessi personaggi di Vikings, però da ciò che ho capito, verranno nominati molto spesso. Io ho letto diverse cose, i personaggi di Vikings dovrebbero essere presenti, almeno nei racconti, in Vikings Valhalla. Non lo so, io preferisco forse così perché c'era stata un'altra idea, quella di riproporre i personaggi di Vikings, della serie principale, nel Valhalla, quindi vedere come questi personaggi, una volta morti, una volta arrivati nel Valhalla, come si comportano. Solo che poi, da ciò che ho letto, nel Valhalla i personaggi di Vikings, così come tutti quelli che si trovano nel Valhalla, non fanno altro che sempre le stesse cose. Quindi sarebbe diventata una noia mortale il latte alle ginocchia, perché non c'è nulla tranne le stesse cose: mangiano, bevono con gli dèi, si divertono, combattono tra di loro, ma ormai sono morti e quindi chi se ne frega. E quindi è sempre la stessa cosa, sempre la stessa tiritera. E quindi hanno deciso di proseguire le vicende vichinghe sulla Terra con altri personaggi, ma comunque, ripeto, i personaggi di Vikings della serie principale dovrebbero comunque essere nominati. Adesso boh, vedremo se i nuovi personaggi, i nuovi eventi possono darmi un po' più di hype già dalla prima puntata. Così non mi sembra chissà cosa, dicevo, non mi sembra che ci siano novità né di costumi né di eventi né di ambizioni vichinghe, forse perché effettivamente erano tutti così, cioè tutti i vichinghi magari avevano tutti questi costumi che poi alla fine sì, ci sta, sono vichinghi, quindi sono tutti uguali, hanno bene o male tutte le stesse ambizioni, conquista quello, scopa quell'altra e queste cose, tanto Vikings quello è stato alla fine, conquisti di qua, tiritera, amorose, tradimenti, cazzi, non mi faccio problemi se tradisco mia moglie o mio marito, quindi
quindi cioè, un po' così, ma ovviamente Vikings non è solo questo. Adesso non pensate che non mi sia piaciuta Vikings o che sia una serie un po' così, no, assolutamente. Vikings fino alla morte di Ragnar con Ragnar era veramente meravigliosa come serie, certo faceva vedere sia gli aspetti positivi che negativi della cultura vichinga, quindi la rappresentava abbastanza bene, poi con la morte di Ragnar, arrivederci, grazie, quindi non lo so, vado con aspettative piuttosto basse in Vikings Valhalla, quindi non so, vedremo, vedremo un pochino come sarà, appunto le mie reazioni potete vederle in Nerd Reaction, le reazioni alle puntate e vediamo un pochino come va sia la serie sia il canale appunto delle reaction e per questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Vikings e cosa pensate di questo trailer di questa nuova serie. Questa reazione dovrebbe uscire il giorno in cui esce appunto la prima stagione di Vikings Valhalla su Netflix, quindi se voi l'avete vista già, non fate spoiler. Ecco, una cosa che vi chiedo: non fare spoiler. E se volete, potete farli sul mio canale Nerd Reaction sotto le mie reazioni, ma vi chiederei di comunque non farle. Se volete parlarne con me facendo degli spoiler, mi potete contattare su Instagram, ci sarà sicuramente il mio contatto giù nell'info box, mi potete contattare e ne parliamo insieme. E per questo è tutto, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!